Sto scrivendo una commedia, realmente, una commedia che forse si chiamerà Il mondo è quello che è. È una commedia che mi è venuta in mente scrivendo l'ultimo romanzo, per una ragione non, diciamo così, di contenuto, ma una ragione tecnica. Cioè mi sono accorto che mentre scrivevo il romanzo, le sole volte che mi divertivo a scriverlo era quando facevo dei dialoghi. Mentre invece le descrizioni, l'analisi dei sentimenti, la psicologia, in generale la rappresentazione in prosa, erano per me molto noiose. Allora pensai bene che era tempo di scrivere del teatro, perché non avevo voglia di annoiarmi un'altra volta. Come spiega il divorzio fra letteratura e teatro, caratteristico del Novecento? Ma lo spiego con una questione, secondo me, di domanda e di offerta. In altri termini, il teatro non è soltanto il testo teatrale, è il pubblico, l'ambiente teatrale, il rapporto che c'è tra gli attori, il regista e l'autore da una parte e il pubblico dall'altra. Ora, cos'è questo in sostanza? È la questione della domanda. C'è domanda e c'è stata domanda negli ultimi anni in Italia per il romanzo, per esempio. Ma secondo me, dopo Pirandello, che è stato negli anni 30, insomma, l'ultimo nostro grande scrittore di teatro, non c'è stata una vera domanda di teatro. Non essendoci la domanda, non c'è stata l'offerta. Sembra una cosa piuttosto semplice da dirsi, ma in realtà sta a indicare la mancanza di un mondo teatrale, cioè di un mondo nel quale ci si svolgano degli scambi come in un organismo vitale, come in un corpo. Cioè anche in un corpo, il corpo umano richiede un certo nutrimento. Se non glielo diamo, muore. Dunque, noi nutriamo il nostro corpo. E così il mondo teatrale, la società teatrale è un corpo che ha bisogno di nutrimento, ma se non lo chiede, nessuno glielo dà. Sarebbe stupido darglielo. Ora, a quanto sembra, oggi c'è una ripresa di questa domanda, cioè, in altri termini, c'è un maggiore interesse, anzi, un grande interesse per il teatro. Questo interesse sembra che sia anche, si sta propagando agli scrittori. Questo sarà un bene perché. Per molti anni il teatro è stato abbandonato nelle mani di dilettanti, di persone che credevano che il teatro potesse essere fatto senza conoscere la letteratura, senza essere letterati. Ora è mia profonda convinzione invece che il teatro è un ramo della letteratura, che non si può essere scrittori di teatro senza essere anche degli dei letterati.